Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo giorno con noi, con me. Allora, me è pronto, però io devo fare giusto un altro po' di schiuma. Ho accompagnato Giuseppe al lavoro e mo faccio colazione. Sono le 8 meno 10. E niente ragazzi, lo so. Stanchezza. Stasera vorrei andare, ma questo coso poco mi senti. Comunque stavo dicendo, sono con quel coso poco mi sentite. La capita, a volte fa più rumore, a volte meno rumore, non lo so. Comunque stasera vorrei andare al paese, diciamo, dove abita mia mamma, che fanno questa festa di arrivederci estate. Praticamente ogni sera fanno una serata e stasera cominciano con, ci stanno vari estasi, quelli là di TikTok, e vorrei andarci. Vi dico la verità, io non seguo TikTok, però ogni tanto che lo apro appunto li vedo questi qua, ma più che altro i bordelli che fanno succedere e via dicendo, e quindi vorrei andare. Vi dico la verità, mo vediamo un po', non lo so, mo vediamo. Ah, fammi mettere un po' più a te. E vicino mi mangio due fette di dolce che Vincenzo ieri sera ha fatto il dolce buono. Eccoci qua, il pattuzzo pure è pronto ed ora si vede. Le cucchiaio. Tagliamo il dolce. E voilà. Raga, è buonissimo, ma proprio buonissimo. Poi faccio una fetta di qua, una fetta di qua. Fammi vedere anche il tovagliolino. Anzi, ma io la tovaglietta, aspetta. E dove sta la tovagliolina? Oh, dove stai, mamma? Mi prendo questo canovaccio di mamma. Ma andiamo. E mi metto a fare la mia amata, amatissima colazione. Eccola qua. Due fette di dolcino e il lattuccio. Sono capellello, sto nuotando. Sto acchiappando i pisciolini. Mi sono spizzicata quest'altro brufolo. E niente, io sto qua, ho metto a fare il letto, sto già da più di mezz'ora qua. Ah, però non so, belle stiracchiate, però male schiena, mi ricciaverta. Cioè, ricciaverta, stamattina non voglio neanche togliere la polvere perché mi sono rotte le scatole con sta polvere. Direi anche basta. Alle tutti i giorni. Perciò oggi faccio passo e domani la levo. Perché non è possibile che tutti i giorni. Se le cola neanche mi piacciono perché sono un po' piccoline. Tiri da una parte, se leva un po' da un'altra. E questo è quanto. Vorrei scendere un po' con i bambini, vi dico la verità, perché no, ci pezzo qua, magari da lei. Non, con la scusa che la sera comunque non stiamo andando più in villa, vorrei scenderli un po'. Ma vediamo un po' se andare da qualche parte o stare a casa. Cioè io dico a livello di stamattina, capi? E cagna. Andiamo a ritirare questo bel pacco. Siamo io e Cristian, io sono scesa proprio così, sono scesa proprio. Perdono. Sono scesa pure io perché ha detto Cristian ha due pacchi. Che deve leggere il signore? Io sono due pacchi. Ma bene. Vediamo, ma non è tempo. No. Jardin House. Sì, adesso. Che può essere queste cose? Prima. Un H? Questi sono il peso forse. No raga, noi pensavamo che era Temo, ma non è Temo. Ora dobbiamo scoprire cosa c'è. Sono due pacchi. Sinceramente aspettavo solo Temo,
e deve arrivarmi Shane, ma cioè è partito adesso l'ordine praticamente ieri. Sì, stamattina, ieri. Quindi ora scopriamo cosa sono questi due pacchi. Sei curioso? Anche io, perché non sono riuscita a capire cos'è. C'è scritto un H. No, tu devi vedere qua dove si vede mittente, senti. Oddio, forse ho una mezza idea, ma non lo so. Cosa? Non lo so, ma vediamo. Però diciamo che... Forse ho non capito. Pesa. Forse sì. No, no, fermo che si rompe. Allora, se è quello che penso io... Fermo. Se è quello che penso io dovrebbe rompersi. Cioè, è una cosa molto... Ah! Cosa ho detto? State sbattendo. Allora, non è Temu, apposta sto dicendo con delicatezza, forse è una cosa che... Sì. Levati! Beh, per noi! No! Sì! Cioè, non lo sì. so! Sì! Sì! Aspetta, no, scendi, sì. se no mi muovi il... Sì, il sì, 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 allora, sì. silenzio, che sto facendo il video! Non sai neanche cosa succede? Io credo che sia quella cosa là, ma... Cioè, credo. Doveva arrivare già un mese fa, infatti a sto punto non... Non ci ho dato più peso a questa cosa, sinceramente. Quello che, che cosa? Che cosa? La bomba. Se non è quello sarà una bomba, ragazzi. Mi sa che è quello. È fatto. È quello. No. Primo tablet! Oddio! 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 Il tablet è mio! Wow, confezione oh, fantastica! Il tablet è mio! Raga, cioè lo dovevo ricevere all'inizio di agosto. Oh, mi chiesero... Piano, che si rompe! Ehi! Voglio il tablet! No. Il tablet è mio! Sto facendo il video, però non gridare. Mi fecero questa proposta di collaborazione. Dissi, va bene. Certo, e mi hanno voluto mandare... Cioè, mi volevano mandare due tablet. Sì, quindi, perfetto. Arrivato un tablet. Oh, sto parlando. Scusa, perché sono... Quindi perfetto, però poi sinceramente io ho anche contattato l'azienda e ho detto guarda, ma la collaborazione deve esserci, non deve esserci, non mi hanno risposte né niente, e quindi sinceramente pensavo ad una fregatura. Di e invece sono arrivati. No, ma sono miei, di Deborah. Sono di Deborah! Un altro di tablet! Un altro! Oh, il telefono! È il tablet sempre. Ora però non so che colore me l'abbiano mandato. Vediamo. Dai, voglio più. Allora, spacchettamento. Non spacchettamento. Spacchettamento. Vabbè, allora. Wow! No, mi devi dare a me. Questo è 128 GB. Mamma mia, questo è il T20. Oh, sto facendo il video però, devi stare in silenzio. Ok? Questo è il T20 mini. Dovete sapere che Vincenzo mi aveva fatto due palle così che lo voleva. Però ma dobbiamo comprare la penna. E questo è il T10. Questi due, raga. Cioè, torniamo in lobby. Facciamoci una bella foto. Ma questo è un telefono. È sempre un tablet. Lo voglio io. Sì, un telefono era così. Oh. Allora, questo è il primo, vediamo un po'. Ah, questo pure è 128 giga. No, più che altro non so il colore. Ma questo sembra un telefono. Basta, aprilo tu. Voglio vedere, okay. Mamma. Levati da qua, però. Leva. Piano, aspetta, ti aiuto io. Com'è grande! Sì, oh! Io tu mi hai aiutato. Io, Eglia. Anche il mio. No, non è da capire. Ah, è uscito. Oddio. Allora. Sì, silenzio. Oh. Aspetta, no, ma non gliela togliere già. È uscito. Allora. Carica batterie, compreso di cavo e... Come si chiama questo? Alimentatore. Vabbè, queste sono le istruzioni. E poi abbiamo il mio. E qui abbiamo il tablet. Ah, no, è nero. È più bello. Il tablet è nero. Ma dobbiamo... Facciamo un assembler. C'è anche... Ah, vedi, pure la fotocamera. Ah. Bello. Facciamo un assimo. Oddio, una politura, posso? E devi vedere. Oh, mio, è mio, mio. Silenzio tutti. Oh, è mio. Zitta, Nat. Oh.
Cristian, apre quest'altra. Raga, posso giocare un po' più blu? Ma dove c'è il cibo? Oh, non mi dica scusa. Ah, boh, potrebbe essere. Questo è verde. Oh, carino, no, anche verde. Wow, che bel colore. Puoi vedere questo? Oddio, bellissimo colore, anche questo. Oh, un anche massimo del pure a Cristian. Guarda! Wow! Aspetta che giro la telecamerina. Beh, già Vincenzo l'ha acceso già. Vabbè, ovviamente le stesse cose. Allora, devi mettere italiano, vince. Già aiuta a Nazvi, no, già non fa troppo emozionata, ma. Allora. Stessa cosa anche qua. Ragazzi, mi conviene comprarlo perché già da così da comprarlo perché già questo modo dobbiamo comprare la cover però la subito. Cioè guardate, ma cos'è? Dobbiamo... Vabbè, tanto la fotocamera non ci interessa. Non è che serve per. No, no, questo qua non lo togliere, che sono comunque codici. No, aspetta, guarda. Vediamo. Italiano. Ma mettiamo un attimo la lingua. Molto, molto, molto. Italiano. Molto. Italia. Ciao. Vabbè, mo lo stiamo installando. Jerry, metti italiano. Ah, questo qua si può mettere anche la scheda SIM, perché connetti alla rete mobile, se hai no, no. Se hai schede SIM, inserisci le ora, vabbè, a noi non ci interessa. Ce le vogliamo. Mettiamo almeno la nostra se mi si rompe linea. Il telefono. Posso... Qual è il codice? Maro, ci si fa che casta la poli dopo. Ma tu qua perché ti avvio dopo? Smo si è da poco, mo che va. Ok, ho solo che le papà. Che a papà non è niente. Magari sono finito per lui. Quale pagato per me? Non ci vuole niente qua. Vabbè, Cristian si sta preparando. Certo. Però mo appoggialo, hai pure tu qua dentro, che almeno si mantiene più sistemato. Io l'ho detto. Di Cristian. Guarda. Ma il mio te lo puoi appoggiare anche qua sotto. Ma mi sono stupido. Perché? Mi sono uno stupido. Impossibile collegarsi. Vabbè, facciamo salta la metto. No, dopo. No. La metto dopo. Ma perché la metti dopo? La devi mettere adesso. Impossibile collegarsi. Un po' sfontino. Già, sono felice perché sono felici loro. Vi ripeto, cioè io veramente non me lo aspettavo, vi ripeto, non mi hanno più contattato. Figuratevi che io gli mandai il messaggio e tutto, ma non mi hanno risposto né nulla, e quindi ho detto vabbè, sarà una fregatura, insomma, perché può capitare. E invece no, ce li hanno mandati. Io nel frattempo stavo leggendo un po' la Bibbia e un altro libro, e mo tra poco comunque devono andare al dopo scuola. Stanno facendo già, cioè stanno facendo un po' di ripetizione, più che altro devo fare un attimo plin plin. Ciao. Mi sono lavata anche un attimo le manine, fondamentale ragazzi, ogni volta che si va al bagno bisogna lavarsi le mani. Sì, ne è tipo tutte e due, quello là piccolino. Ah, oh, ringrazia Dio che ce l'hanno mandato lui. Che solitamente ne mandano uno, non so perché me ne hanno mandati due, quindi grazie veramente con tutto il cuore all'azienda. Io qua sotto vi lascerò tutte le informazioni, tutti i vari link. Comunque, mo prima di andare via ho un altro 10 minuti, un quarto d'ora, quindi mi metto a leggere un po'. Con questo casino non so come farò, però va bene così. Oh, va bene, ti ho preso a mamma pizzere. Monopoly Go, bravo. Ragazzi, Monopoly Go. Per chi vuole giocare a Monopoly, questo tablet supporta Monopoly Go, perché i quello grande non lo so. I loro telefoni non lo supportano. Perché dovrebbe. Ma è un nuovo tablet, nuova generazione. Che vuol dire nuova generazione? Che l'hanno creato da poco, nel senso che è nuovo. Certo, penso di sì. No, ma no, ne mi vuoi due cre. Comunque, mettere a leggere la Bibbia. Ho iniziato a leggere il Vangelo secondo Matteo. Loro sono contenti del tablet perché possono scaricare Monopoli. Ok. Godo! Mamma, mi devi dare solo le carte. E qua, mo è uscita una nuova cosa delle carte. Vabbè, quando ti serve. Cioè, così. Cristian, mi raccomando, siete grandi, tenete cura delle vostre cose. No, Giacomo Bandiere non ha fatto nulla a suo. Ce la dobbiamo nascondere. Adesso voglio leggere un po' la Bibbia, grazie. Mi passo? Che ne so, non ce l'ho. Non la trovo. Non posso mai leggere, grazie a Dio. Jacopo, potresti andare di là perché non sento. A mamma, chiudimi perché la porta. Tu lo sai. Dio, chiudimi la porta.
Fanno passare un quarto d'ora così, vedete? Come se niente fosse. Mia salia, andiamo su qualche tempo. Salia. Ma se io vado qua a Monopoli l'ho installato, perché non me lo dà? Poi se vado qua non mi fa apri, fa solo disinstalla. Dove sta la piccolina? Ha fatto pipì e non tirare però, maronna, mi c'ho sto brutto vizio che tira. Vai a vedere se c'è l'amichetto. Ci sta il suo amichetto? Zitta la gente, oh! Zitta la gente loro! Allora! Niente, ha visto il mio, ma io come una volta che sei troppo in... Sei spaventato. Certo, che lei è luso. Io non riesco a fare. Ma c'è, guarda, un abbaio che ti stona. Yeah? Eccoci qua. Ma cosa hai pigliato a te? Mannaggia, ma che ti mangia a te? Fategli un culo. No, non glielo togliere, mo. Se ne fuia. Vai, su. Ma così non ci vuole. Eccoci, nell'ascensore. Mantieni questo che lo posi in immobile. Yeah? Ho dovuto un attimo recuperare che questo gli ha tolto il guinzaglio prima di entrare. E niente, comunque mia, c'è proprio un abbaio che ti stona le orecchie. Vedi, se il cane se ne è andato di disperazione, che se proprio niente. Che bussi che non c'è nessuno. Vai. Eccoci, è arrivato. Eccoci, è arrivato. Allora, stasera. Ma non so cosa fare stasera. Però una urla troppo, mi faccio questa. Non c'è. Ma quello che non so. Non lo so, chissà se l'ha posato in cameretta. Non lo so dove l'ha messo. Sta qua. Sta sulla mensa. Praticamente stasera il paese dove sta mia mamma, se non sbaglio già ve l'ho detto, fanno sta festa, arrivederci estate, quindi verranno questi qua di TikTok, ma a parte questi qua di TikTok, cioè voglio andare, voglio uscire, perché mo non stiamo andando neanche più in villa, e a parte della villa faranno, mi pare l'8, la prima serata del cinema in villa, faranno La Sirenetta come primo film, comunque vorrei andare là, e ci stanno anche gli stand per mangiare, capito? Quindi mo non so, aspettate un attimo, ok? Quindi non so mo se cucinare qui o stasera approfittarne e mangiare lì. Non ho idea. Ma vediamo un po'. Allora, mo mi lavo le mani. Ecco. Oh, devo dire la verità, non sto tanto male con lo stomaco, eh? Oh, dolce, sanno a mangiare, forse da me. Se lo sono mangiato lo dolciao. Un senso è bravo a fare i dolci, eh? È molto molto bravo. Le ricette le prende da Google. Mamma mia. Vi dico solamente che a Giuseppe piacciono più i dolci del figlio di che fa Vincenzo,
anziché i miei. Ieri te l'ha mangiato il dolce del figlio, invece quando li faccio io no. De bella principessa, ti sei stancata? E repositi. Comunque una precisazione, perché so già che qualcuno dirà, cioè, prima in macchina stavo pensando, no, io sono uno che pensa troppo assai e a volte non bisogna pensare troppo. Comunque io pensavo, no, sicuramente ci sarà qualcuno, grazie, al cavolo, io l'hai ricevuto gratis, bubù e bubà. Per carità, alzo le mani e di questo sono super, super veramente grata, onorata, contentissima e tutto quanto. Però questo qua è una cosa che possono fare tutti, cioè vi mettete, provate a mettervi sui social, che sia Instagram, TikTok, YouTube, insomma oggi ci stanno parecchi social, e provare ad iniziare. Io ho provato 5 anni fa e questo è ciò che pian piano raccolgo. Quindi è inutile dire l'hai ricevuto gratis, bubù e bubà, perché è una cosa che possono provare tutti. Giustamente all'inizio, come qualsiasi lavoro, diciamo nella vita reale, ci vuole pazienza, ci vuole determinazione, no, per crescere bisogna comunque andare avanti e combattere, no, cercare veramente di metterci tanto tanto impegno, e credo che quel pizzico di passione, di amore, di proprio di gioia fa la differenza, perché se ti fa una cosa tanto per, non ti riesce mai bene, capito? E quindi questo è quanto. No, vabbè, l'ho voluto dire perché si, come già è capitato altre volte, no, che magari ricevo delle cose, o Temu, o che ne so, Shane, queste cose qua, qualcuno può capire, o qualsiasi altra cosa, ne aspirapolvere, qualcuno può dire l'hai ricevuto gratis, bubù e bubà. Però uno può, qualsiasi persona può mettersi sui social, poi giustamente ognuno è libero di fare quello che vuole. Sto in bagno, ho messo a lavare i copri, non ho lavato i copri così fuori, le cose fuori divano. Poi Giuseppe dice, sì, cosa sono ancora sporco? E Giuseppe, oggi ho girato tutto, veramente, ma che cazzo dove ti ha casa nostra? Un paio di sciuto, ma fai il culo. E ho messo a lavare i copri seri, e tovaglie, e queste cose che hanno capito. E mo togli i panni dall'asciugatrice, che mo me li piego pure. E poi metto quest'altra in asciugatrice, perché mi scoccio a stenderli fuori, vi dico la verità, perché mi piace stenderli però dalla mattina, ma se a quest'ora devo mettermi fuori, da voi gliena tenga. E questo è quanto. Siamo pronti, allora andiamo a mangiare da mamma, proprio prendiamo i panini. Io non avevo idea, alla fine ho ceduto. Chi mi segue su Instagram sa. Chi mi segue su Instagram sa, sa. E beh, diventerei rosa. Prego. Ci metto pure io a fare cantante. Ci metto pure a fare cantante, amo. Mamma, allora ti do 5. Oye, voi ci chiamate per le cerimonie, per comunione, battesimi, cresime, veniamo dappertutto. Allora, per i matrimoni. Amo, ci pigliamo il sorucci in deuria. No, per i matrimoni. Però da papà qui io vi ho tutte cose, sennò dopo ci andiamo a perdere. Aspetta. Per le comunioni. Comunioni. Comunioni, i battesimi. E le, come si dice, le cresime, il prezzo va dai 300 ai 500. Per il matrimonio il prezzo va dai 400 ai 600. Ho visto, figlio mi ha fatto già pure i prezzi, eh? Quindi aspettiamo le vostre chiamate, mi tutto raccomando. Tutto prenotato. Tutto full, come si dice? Full pay. Pay, full pay, pay. Tutto pagato, che dici? Perché tutto viene. Allora giriamo, non giriamo per tutta Italia, ma solo per la campagna. Ah, ok, vabbè, come inizio sì, per mantenerci. Come inizio, poi ovviamente andiamo pure in America. Oh, certo, fatti che. Perché l'ascensore si blocca. L'ascensore si blocca. Sì, non si salta. Amo, guidi tu, guido io? Guido io, a posto. Ormai non si porta manco la patente. Siamo a posto. Alla fine. Tanto l'ho dato a Gina. Sono buone le patatine. Pio non risponde. Oh, va bene. Guarda quanti lucini che hanno messo.
no, Federico! Cazzo, non c'è mai diretto. Ma quale diretto? Video? Ma quanto sta qua? Turno 7, la responsabilità è insomma. Ma cioè, ma viene pure lui stasera? Ma falla come canta, che fa Sas? Non fa niente. Un selfie di benvenuto, giusto presidente? Allora vogliamo fare un selfie con tutta la piazza. Buonasera a tutti, è il minimo. Facciamo un... Lei e lei? La chiamiamo? Mary. Buonasera tigro. Vedi, non sono io. Ragazzi, buonasera. Non lo so perché si stava fresco, ma butta il vento. Oddio. Dopo non siamo amaro. Capito con me? Oh, ma ero troppo che inglese, muoia. Maronnemi. Mezzanotte. Finalmente, ma può bastare un poco però, già in mezzo. Finalmente siamo a letto, ragazzi. Andiamo a dormire. Papi ha fatto accureccio. Ha fatto Papi accureccio. Si dice perché io ho detto la buccio. E niente, mo ce ne andiamo a letto. Facciamo nin. Domani è un altro giorno. Domani vado a fare le unghiette, raga. Non vedo l'ora. Che ve l'ho detto, le sto rovinando. E quindi preferisco abbandonare questa cosa e a riandare nuovamente a farle da chi è competente in materia, insomma. Vi ripeto, volevo imparare per farle a me, cioè certamente non per lavorare, e però niente, mi si staccano e quindi basta. Mi sono scocciata di stare là ogni 7-10 giorni a farsi benedetti unghie e basta. Le voglio fare solamente sui piedi, che poi pure le devo fare perché non ce l'ho lo smalto. E questo è, ci vediamo domani, un bacio grandissimo, un cuoricino per voi, voglio tanto bene, ciao! Yeah.